Trading Floor, amici, bentornati all'appuntamento quotidiano con l'analisi tecnica dei mercati finanziari. Al centro dell'analisi di oggi, due bancari, Biper Banca e Banco BPM. Come ogni mattina, però, partiamo con l'analisi di Piazza Affari. L'indice FTSE MIB, dopo il segnale ribassista delle prime due sedute della settimana, è uscito al ribasso dal canale rialzista che partiva dal 22 marzo e univa i minimi del 27 dello stesso mese. A fermare la discesa dell'indice di ieri è intervenuto il supporto dinamico ottenuto con i top del 21 e 24 marzo. Ora le quotazioni potrebbero spuntare a rialzo e incontrare un primo ostacolo a ridosso dei 20.388-20.390 punti. Solo questo, il superamento di questo ostacolo potrebbe portare le quotazioni di nuovo al test dell'area psicologica a 20.500 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo a Biper Banca con la costruzione del quadro tecnico di medio periodo ancora ribassista. Vale il segnale della candela del 6 febbraio con la quale è stato rotto la trend line ascendente ottenuta con i minimi di dicembre e gennaio. Dopo il breve rimbalzo in direzione dei 5 euro, il titolo ha ritracciato generando un nuovo segnale ribassista con la violazione dei 4,70 euro. Proprio quest'area che potrebbe diventare interessante per il posizionamento short con obiettivo il test della resistenza statica 4,38 euro. In tal senso, chi volesse valutare questa opportunità potrebbe posizionarsi su un covered warrant put con ISIN IT 00052355186, strike a 6 euro e scadenza 14 dicembre del 2017. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Fase laterale nel mese di marzo per il titolo Banco BPM, dopo il segnale ribassista dell'ultima seduta di gennaio, con cui è stata violata la trend line ottenuta con i minimi del 12 e 16 gennaio. Questa trend line è stata poi testata per ben due volte nel corso del mese di febbraio e marzo. Per l'operatività del medio periodo, la creazione di una resistenza statica in area 2,60-2,63 euro potrebbe favorire nuove posizioni in acquisto con nuovo obiettivo a 3 euro dove nel medio periodo andrà a convergere la trend line prima descritta. In tal senso, chi volesse valutare il posizionamento su questo sottostante potrebbe posizionarsi su un cash collect con ISIN DE 000HV4B627 con scadenza il 15 marzo del 2018. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.